così introduciamo i nostri amici Vitaliano e Roberta. Adesso ci spiega brevissimamente il legame con... Parlo io? Sì, certo. Io e Roberta ci siamo conosciuti 18 anni fa. Ci siamo conosciuti in un posto dove vivono gli ultimi della società. Io lavoravo come tecnico dei lavori in tre cooperative sociali, una con i disabili, una a Reggio Emilia con gli ex tossicodipendenti e una a Mantova con i carcerati. Roberta invece era una volontaria inizialmente, poi anche per lei è diventato un lavoro. E ci siamo conosciuti in questo contesto. Non so per quale motivo sia stata attratta da me. Poi glielo chiediamo, scusa. O perché possiamo dire che fino a pochissimo tempo fa... Sì, certo, noi per ben 12 anni ci siamo frequentati come, tra virgolette, fidanzati, vivendo... Morosi, si dice, sì, dalla nostra parte. Anche qui, Reggiano. Anche qui, sì, sì. E per 12 anni abbiamo... ci siamo frequentati come morosi, però ognuno viveva a casa sua, quindi non abbiamo condiviso il tetto. Ha detto dalle nostre parti, quindi spieghiamo esattamente la provenienza del. Sì, noi siamo proveniamo dalla provincia di Reggio Emilia. Siamo di Reggiolo. E io di Novellara. Ciao. Siamo adesso nel territorio cremonese ormai da 7 anni, perché siccome non si è mai profeti in patria, e voi ne sapete qualcosa sicuramente, abbiamo dovuto emigrare nella zona cremonese, bellissima tra l'altro, per dar vita al progetto che avevamo da tempo, che era quello di vivere la natura e di vedere nascere l'acquario del Po, che era un vecchio progetto che avevo da sempre e che non ero mai riuscito ad attuare. Casualmente le cose nel momento in cui non le cerchi ti capitano, quindi ti capita l'amore, ti capita il lavoro che ti fa cambiare vita, questa è la vita e quindi è il bello della vita, quindi sapere cogliere il momento giusto e saperlo vivere se hai fortuna. Sì, non è stata una cosa facile, decisamente, almeno da parte mia. Io ho sempre amato la campagna e venire a Motta Baluffi è stato veramente difficile. Come diceva Vitaliano, abitavamo da soli, quindi single, liberi. Una coppia forse un po' particolare, devo dire, perché Vitaliano è particolare. Bisogna essere sinceri, si è tagliato i capelli da poco, ma fino a qualche mese fa era... abbiamo citato prima Augusto D'Aoglio, quindi un vagabondo, ecco, con idee e entusiasmi molto particolari. Io ricordo, ci siamo conosciuti appunto 18 anni fa e mi sono innamorata di lui subito, perché era il mio selvaggio, la mia parte selvaggia, perché io sono una persona più tranquilla, più normale, tra virgolette, se così si può dire. E quando l'ho visto è il mio principe azzurro. Io devo dire la verità, l'ho visto poi a cavallo perché aveva i cavalli, quindi un pescatore da sub. Insomma, per farla breve, mi porta a Motta Baluffi e il tragitto Reggiolo-Motta Baluffi è stato disastroso, decisamente, perché anche se vengo dalla campagna, Reggiolo è un paesone grande, ma è un paese, è molto diverso qua, moltissimo. Distese di campagne e tante campagne, ogni tanto paesi, piccoli paesi, a parte che era novembre, quindi una stagione bruttissima, diluviava, un tempo veramente brutto. Arriviamo in paese a Motta e ho detto: ma questo è il paese? Cioè non c'era nessuno per strada, quattro case, ma non era lì la nostra eventuale abitazione, era a 5 chilometri, quindi in Golena. Quindi faccio questi 5 km di Golena, campagna, diluviava e mi dice: questa è la cascina. Io non parlavo perché veramente ho detto no,
bella, grande, però veramente troppo, troppo. E poi mi porta alla Lanca, dove abbiamo le barche, dove adesso noi in effetti portiamo le persone fuori a pescare, l'italiano porta fuori le persone a pescare. Scendiamo e mi dice: guarda che paradiso. Io piangevo, piangevo e dicevo: io qua mi dispiace, non verrò neanche morta. So che è il tuo posto, ma non è il mio, è troppo, questo è troppo. Quindi mi sono presa un anno di tempo per capire veramente se mi piaceva. Lui non ha insistito, non ha spinto più di tanto, perché sapeva che otteneva l'effetto contrario. Si aveva lasciato un po'. Sì, molto, molto sconvolta, perché, ripeto, nonostante io adori la campagna, l'ho sempre amata, gli animali, e sono sempre stata alla ricerca anche nei viaggi, ho viaggiato molto all'estero, del silenzio della natura, che si potrebbe anche dire il rumore della natura, in realtà, perché è molto rumorosa, la natura è un rumore stupendo, però era troppo per me, era un momento della mia vita che, vabbè, facevo la rappresentante, quindi una vita diversa da quella che mi poteva proporre in quel momento italiano, quindi ho detto: io qua non verrò neanche morta, non può essere il mio posto, è il tuo, capisco, ma non credo. E devo dire che invece, dandomi il tempo che mi serviva, mi è servito un anno comunque, non poco, è un posto meraviglioso. Mi darebbe veramente fastidio un vicino di casa. Sono in, si è visto dalle immagini, una cascina ristrutturata, a 5 km appunto dal paese. Io stamattina ero fuori con i miei cani, io vado con il ritmo della natura ultimamente, quindi sono 2 anni che non faccio più la rappresentante e sono qui. Sì. Noi viviamo la natura, perché viviamo anche questa è la pina del la vita del fiume, e la vita del fiume è o essere isolati per la neve o essere isolati perché il fiume esonda. E questo, questi sono i miei cuccioloni. Questo succede ogni anno, stagionalmente, il fatto che il fiume si alza e non riusciamo più ad andare in paese con l'automobile, ma dobbiamo prendere la barca come facevano i nostri nonni. Oppure non usciamo, perché non il usciamo. Bello di quando c'è la piena, perché non è un disastro sempre. Apriamo una parentesi seria, in casa noi non entra, quindi non è poco. Però possiamo essere isolati, e spesso lo siamo isolati. Ed è una meraviglia. Sono i momenti più belli. Più belli. Sono le nostre ferie. Sono le nostre ferie veramente, perché qua è difficile spiegarlo. C'è chi va all'estero, appunto, ripeto, ho fatto tanti viaggi all'estero, però non bisogna andare sempre tanto lontano, basta veramente cercare i nostri posti. E l'emozione che adesso io provo nel guardare queste foto, queste immagini, sono proprio dell'amore di questo posto, di questo paese, e proprio anche di Motta Baluffi, che lo vedevo così, un paese fuori dal mondo, troppo chiuso, e forse questo modo di essere chiusi ha mantenuto questo angolo, un piccolo angolo di paradiso, se così si può dire. Volevo solo dire un'altra cosa, che stamattina, come tutte le mattine, io vado con i ritmi della natura, quindi quando sorge il sole mi alzo, scendo, vado fuori con i miei cani, e il rumore che sento sono il picchio, le anatre che mi volano sopra la testa, gli aironi, i grigi, le garzette, la lepre che ti può passare. Ecco, devo dire che in questo momento della mia vita amo questa vita. Quindi mi piaceva quello che facevo prima, ma adesso mi piace stare proprio lì immersi nella natura, e non riuscirei mai a starci se non ci fosse Vitaliano, perché bisogna essere sincera, grazie a lui ho apprezzato questo incontro con la natura, perché vissuto in questo modo, amando la madre terra, come qualcuno dice, si sta molto molto meglio, almeno io sto molto meglio. Abbiamo visto scorrere delle immagini bellissime relative al grande fiume, al posto dove voi siete, dei colori bellissimi, dei paesaggi. Abbiamo visto i capelli lunghi di Vitaliano, abbiamo visto il suo lavoro anche, che poi ci spiegherai una parte del tuo lavoro. Poi abbiamo visto anche il bagno delle rondini. Abbiamo visto un paio di immagini in cui si vedeva questo nido sopra lo specchio, giusto? Sì, questo è il bagno che abbiamo giù in cortile, l'abbiamo chiamato il bagno delle rondini, e quando le rondini ritornano in primavera e cominciano a rimettere a posto il nido, noi chiudiamo il bagno e il bagno non si utilizza più, perché le rondini devono covare in tranquillità
ed è diventato un loro spazio. C'è una finestrella e loro escono, entrano da questa finestrella, esatto, aperta. Lo specchio purtroppo deve sopportare di tutto, però è di una gioia vedere rinascere di nuovo la natura. Quindi oggi che è la giornata dell'amore, noi vediamo, noi parliamo egoisticamente del nostro amore, ma se hai gli occhi per vedere quello che ti può donare l'amore, come amore la natura, se hai gli occhi per vederlo, sì, hai la possibilità di gustarti di questi momenti, che sono momenti di grande ricchezza interiore per noi, ecco. Tra l'altro c'è un aneddoto legato proprio alla casa, vero? È uno scherzo che ho fatto ai genitori di Roberta la prima volta che sono venuti a trovarci in cascina. Non avevamo ancora finito il trasloco e col furgone, noi eravamo davanti per portare le ultime cose, dietro c'era l'auto dei genitori di Roberta, i quali avevano vissuto tutto il suo, la sua titubanza nel venire, sì, e poi piano piano si è tramutata nel fatto di decidere di fare questo, di cambiare vita in questa maniera. E arriviamo sull'argine fuori dal paese, dentro in Golena, e ci sono le ultime due case, poi c'è il fiume. E io mi infilo nella prima casa prima di arrivare al fiume, che è una casa del Cinquecento completamente diroccata, e ho fatto finta di essere arrivato. E i genitori sono arrivati in questa corte che un tempo doveva essere stupenda, ma oggi come oggi è stata abbandonata e quindi è in condizioni disastrose, pessime, tutto il tetto a pezzi, e io ho guardato Roberto e ho detto: beh, anche oggi i muratori non sono arrivati. Ma quando è che vengono, che dobbiamo aprire l'acquario? Perché noi l'abbiamo aperto nel 2004, il 6 giugno 2004, mia madre scende, guarda, non poteva farmi un torto, quindi mi dice: Roberta, però c'è tanta terra, tanto qua puoi chiamare tanti amici. È l'unica cosa che poteva dire, perché non c'era altro che terra e tetti. E anche questo è amore, cioè il genitore che vede il figlio che è andato in una situazione da terzo mondo, però l'accetta e asseconda un po' titubante il fatto della scelta, ecco. Poi abbiamo fatto vedere invece la cascina, che era la cascina dopo, e dove tuttora abitiamo dopo 8 anni, dove abbiamo creato il nostro lavoro. L'acquario. Sì, abbiamo